Oggi torniamo a Merine e sono felicissima perché come ogni anno lo facciamo in occasione di una sagra davvero longeva e l'intero paese in fermento, non potevamo mancare neppure quest'anno. Ciao Marco! Ciao Isabel, bentornata, come stai? Io benissimo e ogni volta che sono qui vuol dire che è estate. E vuol dire che trionferà la tradizione, il gusto, i sapori, il folklore, la musica e il divertimento. Giustissimo. Tutto questo accadrà qui tra poco. A Merine per la 29esima Sagra dell'Urano. 29esima, signori, forse è una delle più longeve. Assolutamente sì. Beh, considera che siamo stati anche bloccati naturalmente nei 2 anni di pandemia, quindi. Però ci siamo ripresi, diciamo così, siamo andati un pochettino oltre, altrimenti avremmo festeggiato insomma la 31esima quest'anno. Vabbè, ma tanto manca poco, ci rivedremo sicuramente anche per la 30esima, la 31esima. Sì, noi vi aspettiamo ogni anno, ormai è tradizione. E tra l'altro, come ti dicevo l'anno scorso, Isabel, la vostra presenza qui porta bene. Quindi li aspettiamo ogni anno. E noi non mancheremo per nulla al mondo, anche perché ci fate scoprire quello che poi si assaggerà, si potrà degustare nel corso dei giorni della sagra, che saranno? Il 21, 22 e 23 luglio. 3 giorni pienissimi. Pienissimi, ma le signore stanno già. Le signore sono tempo. In preparazione da tempo. Guarda, c'è una macchina organizzativa che parte mesi e mesi prima e poi si sviluppa. Mesi pian piano. Prima, ma mesi sì, perché prima. Si parte con l'organizzazione, insomma, si programma, si progetta tutta quella che sarà poi la sagra e si arriva all'operatività poi a ridosso, no? negli ultimi giorni, però ti posso garantire che fino a pochissimo tempo prima si è in preparazione e poi ci saranno 3 giorni pienissimi in cui praticamente non guarderemo l'orologio in poche ore. E sappiamo tra l'altro che è una sagra dai numeri eccezionali, perché è veramente visitata da non solo dalle persone del luogo, ma poi da tanti turisti che in questo periodo fortunatamente popolano il nostro territorio, quindi davvero numeri eccezionali. Sì, assolutamente sì, abbiamo visitatori che non solo provengono da tutta Italia, ma posso dirti da varie parti del mondo, naturalmente poi con la possibilità, no, negli anni, rispetto a quando siamo partiti, considera che questa sagra è nata nel 1992, all'epoca i mezzi di comunicazione non sono gli stessi che ci sono adesso, ora avendo la possibilità di conoscere la sagra attraverso internet, i social e tutte le varie forme di comunicazione, ovviamente vengono a trovarci da diversi punti d'Italia e anche del mondo. E noi come ogni anno siamo i primi in assoluto. Voi siete i primi, assolutamente sì, come sempre. Iniziamo un percorso che ci farà scoprire dal primo elemento quello che succederà. Assolutamente sì, guarda, ti faccio entrare quest'anno in un posto dove non siete mai entrati, no. È una casa contadina, praticamente abbiamo riprodotto una casa contadina dove ci aspetta la signora Vituccia, che tu già conosci. Sì. E che quest'anno ti prepara l'impasto delle pittole per poi fartele assaggiare di là. Andiamo? Non vedo l'ora, certo che andiamo, entriamo. Si può? Ciao! Ma che meraviglia! Hai visto che bello? Guarda Mamma che bello! Mamma mia! Guarda che gioiello abbiamo lì! Insomma, abbiamo un po' riprodotto quella che è appunto una vecchia casa contadina e chi verrà a trovarci nei 3 giorni di sagra potrà anche ammirare queste bellezze. Che sarebbe davvero un peccato non poter ammirare, per cui bravissimi davvero. Vituccia, come stai? Posso darti 2 baci? Tutto bene? Tutto bene. Allora, prepariamo l'impasto delle pittule. Le pittule? Allora, da dove si inizia, Vituccia? Comunque si mette il sale. Ma questo che cos'è? La farina. La farina, classica farina. Poi ci mettiamo un po' di sale. Un pizzico di sale abbondante, un bel po' di sale perché ci piacciono saporite. No? Non ci piacciono saporite? Eh sì. Ah, qui abbiamo messo un po' di lievito di birra, giusto? Un panetto? Meno di un panetto. Meno di un panetto? Che sciogliamo con l'acqua. Quindi una volta sciolto il nostro panetto, andiamo a metterlo nella farina. E mano a mano aggiungiamo acqua quanta ne serve. Senti Vituccia, tu le fai spesso le pitture? Ogni tanto. Ogni tanto. Ci sono delle occasioni in particolare, no? Dove nel Salento si usa mangiare le pitture.
diciamo che ogni occasione è buona, però in particolare ci sono delle occasioni... Soprattutto nelle, durante le festività durante natalizie, le festività no? natalizie, è un classico, le pitture non possono mancare. Diciamo che le pitture se non mancano è meglio, in perché... generale, no? esattamente. Ecco qua, guardate come la nostra vituccia procede a rendere questo impasto, che poi deve essere un impasto abbastanza morbido, no? Sì. Mm-hmm. Gli stand delle pitture sono sempre affollatissimi e naturalmente le nostre signore preparano, ovviamente non possono preparare l'impasto come sta facendo adesso qui Vituccia, veniamo aiutati, insomma, no? Beh, certo, anche perché parliamo di quantità. Diventerebbe complicato. Cioè, non quelle che dobbiamo mangiare noi oggi, sono quantità. Soddisfare le richieste sarebbe veramente impossibile, però ti dico appunto, è uno dei prodotti sicuramente più consumati durante la sagra e più richiesti. Beh, devo dire che le pittule un po' ci identificano, no? Ci sono tantissimi prodotti che ci identificano, comunque le pittule sono proprio un nostro prodotto apprezzatissimo, ormai anche dai tanti turisti. Guardate, si procede con l'impasto in questo modo, con le mani. Allora, noi stiamo facendo il classico, l'impasto classico delle pitture bianche classiche, ma le possiamo fare in tanti modi, aggiungendo a questo impasto, per esempio, pomodori con le olive, per fare tipo alla pizzaiola, diciamo, no? Un po', quindi si possono dare dei... Sono, aggiungendo degli ingredienti, le pitture sono sempre buone e gradite. C'è chi aggiunge anche le rape, ad esempio, cavolfiore. Nel periodo dell'Immacolata o di Natale, il baccalà, no? Si fanno le pitture col baccalà. E beh, poi c'è anche una chicchietta che sarebbero le pitture col miele, no? Le pitture che diventano dolci. Un impasto salato che noi riusciamo a rendere dolce, sia con il miele o anche con il vin cotto, per esempio, no? Si lascia lievitare l'impasto, si lascia lievitare 2 ore. Per un paio d'ore? Anche di più, insomma, 2 ore, 2 ore e mezza, poi dipende dal caldo che fa. Adesso che fa molto caldo, 2 ore vanno bene, giusto? Anche meno. Anche meno, con questo caldo. Quindi l'impasto lieviterà e poi saremo pronti a friggerle. E nel frattempo noi facciamo una passeggiata. Volentierissimo! Andiamo. Marco, come dicevi, tutte all'opera, Guarda, tutte all'opera perché ormai siamo agli sgoccioli e come dicevo oggi ti voglio far fare proprio una passeggiata un po' storica, no? Siamo partiti dalla casa rurale e un po' gastronomica, ovviamente, no? E quindi qui vediamo all'opera le nostre signore che stanno preparando la pasta fatta in casa. Che meraviglia! Allora, intanto le presentiamo una per una. Nome? Pina, poi Lucia Daniela. E Daniela, che sono intente a preparare che cosa? La pasta fatta in casa. Ma che cosa in particolare? Maccheroni e orecchiette. Maccheroni e orecchiette. Anche questo sarà un piatto? Uno dei piatti della sagra, naturalmente. E... però non ti voglio svelare tutto perché poi c'è una sorpresa perché finale. Dobbiamo venire, cioè, dovete venire, ma c'è anche una sorpresa finale che troveremo di là, ma intanto vediamo appunto la preparazione di maccheroni e orecchiette, che è uno appunto dei piatti poi anche questo più richiesto della sagra. Considera che tutti i piatti che noi prepariamo sono profondamente legati alla tradizione. Profondamente legati alla tradizione, ma ovviamente parlando di sagra dell'Urano, quindi tutti. Il grano, tutti i prodotti derivanti dal grano, no? E sono tanti, no? Perché sono tantissimi, i piatti della tradizione, appunto. E mi piace osservare, caro Marco, la precisione millimetrica con la quale queste splendide signore, guardate qui, nemmeno la migliore delle macchine potrebbe realizzare, guardate. Questa è proprio la maestria. Dei maccheroncini e delle orecchiette perfette. Facciamo un applauso a queste donne e cerchiamo di ribadire quanto queste tradizioni debbano essere portate avanti. Insomma, anche alle donne più giovani cosa dobbiamo dire? Fate la pasta fatta in casa. Devono imparare per portare avanti le tradizioni. Per forza. Io la so fare benissimo. Facciamo dei laboratori eventualmente, no? facciamo qualsiasi cosa. E devono tutte imparare come me a fare la pasta. Sei brava, quindi. Bravissima. Brava, bene. Non proviamo adesso, proviamo. Però un'altra volta. Io ti farei provare. Vai. Brava, un applauso alla signora. Perfetto.
fortuna. Dopo la pasta, adesso, vediamo Isabella, un altro elemento importantissimo. Ah, un elemento importantissimo, perché appunto che è l'elemento principe. Veramente tanto. Alla mia sinistra, Antonietta. Ciao Antonietta. Maria. Alessandra. Luigi. E Luigi. Loro stanno preparando l'Uranus stumpato. Adesso te lo faccio raccontare meglio da loro, però, di che cosa si tratta. Maria, questo allora, è il grano. Togliamo tutte le... Poi lo mettiamo a bagno. Sì. Lo mettiamo al sole, lo facciamo asciugare. Ah. O prima credo si mette nello... come si chiama? Stumpaturo. Stumpaturo, certo. Si prende e lo mettiamo... Maria, questo grano stumpato, o Alessandra, come si prepara poi? Poi i giorni della sagra lo facciamo col sugo e col formaggio. Quindi si condisce in base alle preferenze. Ecco qui Alessandra, eccolo qui, vediamolo. Ecco qua, guardate che meraviglia. È l'ultima fase questa, no? Per togliere... la pellicina, guardate che sta cadendo per terra, guardate qui dopo averlo stumpato. Perfetto. E a differenza di quello che ti dicevo prima riguardo le pittole, che comunque l'impasto, per l'impasto ci aiutiamo un pochettino, questa procedura naturalmente viene fatta proprio come veniva fatto un tempo. Luigi ha i calli alle mani, è vero? Per stumpare tutto il grano? Che si, da tre giorni che sta stumpando. Luigi è un eroe, e ancora quest'uomo. Ce n'è, dice Maria. Luigi non è finita. Luigi non è finita, ancora hai un sacco di grano da stumpare. Se hai bisogno di una mano, chiamami, va bene? Tutti presenti, no? Allora Isabel, adesso ti porto a vedere un'altra parte importantissima della sagra, che praticamente è la parte che cura poi gli allestimenti, perché devi sapere che la nostra sagra è buonissima, ma è anche bellissima, è questo lo so bene, lo sappiamo bene. Quindi qui incontriamo signora Manola insieme ai ragazzi. Che la signora Manola insieme ai ragazzi che sta preparando qualcosa. Stiamo di... Stiamo preparando dei bellissimi mazzetti fatti da loro. Che belli! Perché questo è quello che rimane. Il grano è anche di buon auspicio, assolutamente, no? Sì, è ben augurale, quindi qui l'incontro di, esatto, più generazioni. Qui si tramanda, no? Ai ragazzi che stanno imparando, giustamente, perché questi mazzettini, come diceva la signora Manola, giustamente vengono preparati e poi donati, insomma, a chi viene a visitare la sagra, però molto spesso servono anche per addobbare, allestire i nostri stand, per dare colore, insomma, vivacità. E quando si sta bene è bello ricordare, come? Guardando qualcosa che ti ricorda quello. È vero. Bella serata. E ci ricorda anche quello che abbiamo mangiato di buono. Esatto, però, esatto, di quanto siamo stati bene. Certo, tutto realizzato appunto dalle persone del paese, dai volontari, che veramente lavorano per diversi mesi prima della sagra, quindi preparano questi fiori, vedi questo bellissimo girasole che è in certo, mano. Ecco, questo ci dà fiori. Veramente la vera sensazione di quanto lavoro ci sia dietro questi, queste giornate meravigliose, sì, di grande fatica e divertimento, ma di grande fatica che inizia veramente, come dicevamo, mesi prima, perché in ogni anche in ognuno di questi oggetti c'è tanta fatica e c'è anche tanta voglia di trovarsi, ritrovarsi, condividere, insomma, e festeggiare anche in questo modo questa bella comunità. Sabes.
Marco, questa tavolata finale è un vero trionfo. Dopo averti fatto fare questa passeggiata abbastanza lunga, quindi averti fatto vedere, no, le varie fasi di preparazione. E dopo aver goduto anche delle note del balletto davvero eccezionale di queste... Dopo aver ammirato questo spettacolo, no, di danza, adesso... Insomma, ti faccio vedere insieme agli amici del comitato. E qui il profumo, mamma mia, mamma mia. Presentaci tutti, Marco. Ovviamente incontriamo... Come sempre. La mitica. Della Sagra dell'Urano, la nostra, Maria. Ciao Maria, come stai? Ben trovata. E poi Antonio, altro amico della Sagra, Emanuela. Buonasera. Ben trovati a tutti e grazie come sempre per questa accoglienza che è veramente eccezionale. Ecco, per questi colori, per questi profumi, per questi sapori. Certo, assolutamente sì. Guarda quanta tradizione c'è su questo tavolo. Ovviamente qui io lascio la parola alla signora alla nostra Maria. Maria. Ci racconta. Allora, abbiamo preparato un po' quasi di tutto, a partire dalle pittule che usiamo come antipasto, no? Certo. Che Sandro ha già rubato e adesso le signore ci porteranno. In primo luogo la pasta fatta in casa, che viene fatta tutto dalle mani delle nostre esperte signore. E poi col formaggio a secondo i gusti o parmigiano oppure il pecorino. Dopo abbiamo i ciceri e tria, con le trie sempre fatte a mano. E i ceci cotti e saltati nell'olio e poi arricchiti con questi pezzettini di trie fritti nell'olio. Dopo passiamo alle orecchiette con le rape. Anche questo è un altro grande classico. Sì, sempre le orecchiette sempre di pasta fatta a mano e poi abbiamo i muersi con le rape. È un insieme di legumi, piselli, di fagioli, ceci e poi arricchiti dalle rape insaporite sempre nell'olio con qualche aroma. E abbiamo ancora le fave bianche con le cicore di campagna, le cicore spontanee delle nostre campagne che vengono raccolte da noi stessi, le frise di grano e le frise di orzo che vengono condite. Eccole qui. Con pomodoro già anche qui già tagliato, condito con olio, sale. E il peperoncino è sempre su richiesta. Certo, chi lo vuole piccante. E un po' di rughetta. Guardate che bei colori. Un piatto semplicissimo. Stumpato, tutto ripulito, lavato, messo al sole, sempre da noi stesse. E adesso è stato sbollentato, è stato cotto nell'acqua, diciamo, normale. Abbiamo messo un po' di sugo perché in questa stagione conviene condirlo con il sugo di perché ci sono tanti pomodori, insomma, pomodori la nostra terra fresche, ce ne regala tanti. Invece, quindi si può anche conservare per l'inverno e in quel periodo è gustosissimo con il baccalà. Certo. Le polpette al sugo e i pezzetti di cavallo. Anche questo è un altro classico. Allora, poi abbiamo la buccetta pizzicata. Ah, la buccetta pizzicata, che è questa qui. Queste buccettine di semola di grano, le quali vengono imbottite con melanzane e peperoni arrostiti, pezzettini e zucchina. Insomma, con un po' di verdure miste, poi arricchiti con tonno e formaggio fresco. I pizzi con i pomodori e la cipolla, quelli alla pizzaiola, con le verdure. Insomma, tanti verdure. Tipi di okay, poi abbiamo tutti i prodotti della panificazione. Le grano da chilo e quelle da mezzo chilo. Domenico, per la Sagra sarò spesso da te, perché io adoro le angurie. Sicuro? Sì. Grazie Domenico. I dolci della fiata, cioè quelli che preparavano le nostre nonne, le nostre mamme, i pasticciotti. Certo, insomma, un grande classico, sì, che non può mancare. Sia alla crema, sia con crema e amarene e sia con crema e cioccolato. Quindi, ce n'è per tutti. Ce n'è per tutti.
E tra i caserecci abbiamo anche i piselline. Eh sì, guardate, insomma, davvero. I gusti all'olio, il peperoncino. I nostri spumoni. Mamma, che buoni! Che chiaramente con questo caldo si sta sciogliendo, sì, ma è buono, ancora più morbido, buonissimo. Allora, noi iniziamo così, perché le abbiamo preparate insieme anche alla nostra Vituccia, che sta ancora friggendo le pizzole, guardate lì. Ma guarda, è ormai partita. Non è giusto, venite. Si fermerà il 23 a sera. Le migliori sono quelle. Ecco, è un paese in festa, Isabella, è un paese in festa. Tutte le generazioni. Con una festa che veramente dura da 29 anni. Cioè, noi siamo... cresciuti, la mia generazione è cresciuta con la sagra, ci sono i bambini che sono nati naturalmente con la sagra e questa tradizione abbiamo l'obiettivo di portarla avanti negli anni, cioè il paese veramente è un paese in festa, possiamo dire, in questi, non solo in questi tre giorni. Quello è l'apice, c'è una preparazione prima. Anche perché si lavora quasi tutto l'anno. Lo abbiamo detto. E devo dire che l'impegno che ci mettete e questo incontro della comunità intera si percepisce ogni volta che vi veniamo a trovare poi proprio a ridosso della sagra. Questa grande laboriosità a partire dai più piccoli ai più grandi è veramente eccezionale. Noi siamo felici di poterla condividere con voi. E adesso chiaramente assaggiamo, ma Marco, sì. Noi mangeremo le pittule, assaggeremo le pittule e poi berremo. Ma io la novità parlare. Di quest'anno. Ti voglio parlare di una novità di quest'anno. C'è Nico quest'anno che sta preparerà per tutti i visitatori, quindi anche lui è all'opera da adesso e si protrarrà fino al 23. Intanto sera. Lo prepara per noi? Intanto li prepara per noi e poi preparerà questi spritz per le tre sere di sagra. Pittule straordinarie come tutte queste pietanze che si possono trovare il 21, 22 e 23 luglio. Ovviamente noi invitiamo, se possibile, a venire tutte e tre le sere. Perché tutto in una sera non si può gustare. È possibile, quindi vi aspettiamo per tutte e tre le sere della festa. Evviva la sagra dell'Urano, evviva Merine, alla prossima! Cin cin. Cin cin.